Dopo il trionfo elettorale, Elena Pavan alle prese con le nomine della giunta, saranno pronte la settimana prossima. L'annunciata inaugurazione della Pedemontana a Breganze con Salvini e Zaia non scioglie un nodo, manca la complanare. Sarà operato l'11 luglio in Florida, il piccolo Joe, ecco il punto di arrivo di una stupenda campagna di solidarietà. 64 mm di pioggia a Cittadella, 40 nella fascia pedemontana, ecco la regione degli allagamenti. Domani il Cittadella si gioca la finale per la Serie A per la prima volta nella sua storia, comunque vada un traguardo da sogno. Buonasera telespettatori, benvenuti a questa nuova edizione di Bassano TG. Oggi è tempo di Totonomine e la giunta che ci racconta il sindaco Pavan sarà pronta la settimana prossima. Alcuni nomi girano già ed ecco alcuni possibili ruoli chiave. Nella più classica delle situazioni, da dopo elezioni, il nuovo sindaco di Bassano, Elena Pavan, è impegnata sul tavolo del risico delle nomine degli assessori, quindi a slalomeggiare tra numeri, pressioni, consigli, desideri e compromessi da accettare. La Pavan inizia a parlarne in serata con i suoi e conta di sciogliere i nodi nella prossima settimana, ma i giornalisti, in furore tipo calciomercato, dove si dice tutto e il contrario di tutto, qualcosa devono scrivere e quindi parte il totonomine. Innanzitutto il vice sindaco. Il gioco delle preferenze direbbe senza dubbio Roberto Marin, ma bisogna vedere se vuole questo impegno e lasciare uno studio piuttosto remunerativo da commercialista. L'altro nome potrebbe essere il forzista Scotton, poi c'è da fare il presidente del Consiglio Comunale, altra posizione interessante. Un nome per tutti ovviamente Tamara Bizzotto, per lei da valutare un assessorato importante come quello dell'urbanistica e lavori pubblici che fu di Campagnolo. Difficile vedere Ilaria Brunelli in una posizione così delicata, anche se un assessorato dovrebbe saltar fuori, come pure per Zonta. Tra gli altri nomi per la giunta potrebbe esserci tra i competenti il leghista Viero, sicuramente gradito anche a Nicola Finco, che di fatto sarà l'eminenza grigia della giunta, visto che la carta Pavan l'ha giocata soprattutto lui. Altri nomi? Beh, il segretario della Lega Gerin, poi ci sono gli esterni. Chi per esempio? Tra i nomi quello dell'ex assessore alla sicurezza Claudio Mazzocco. E tra chi ha seguito come un'ombra Elena Pavan in questi giorni c'è l'architetto Guglielmini, che molti ricordano come attivissimo sui social media, vero passionario contro l'attuale cantiere del restauro del ponte. Avvertenza finale, questo è solo un totonomine, ma chissà se poi così distante dalla realtà. E c'è grande attesa per l'inaugurazione del primo tratto della Pedemontana che si terrà lunedì alla presenza di Salvini e Zaia. Siamo andati a vedere il casello e il tratto che sarà aperto al traffico, ma a Breganze c'è chi si preoccupa per l'assenza della complanare. Finalmente ci siamo. Si vede la luce in fondo al tunnel della strada Pedemontana Veneta. Il vice premier Matteo Salvini ha annunciato in diretta Facebook dal tetto del Viminale l'inaugurazione del tratto fra Thiene e Breganze, che si terrà lunedì mattina. E la conferma arriva dal governatore Luca Zaia. Questa è un'infrastruttura voluta dalla stragrande maggioranza dei cittadini, voluta da tutte le amministrazioni comunali, è un'opera che i veneti chiedono e stiamo realizzando. La concluderemo entro 31 dicembre del 2020, ma ovviamente nel frattempo si inizierà ad aprire lotti funzionali, come questo che è il primo lotto. Il tratto che verrà aperto è, per quanto importante, solo un segmento di un'opera molto più vasta. Stiamo parlando di 17 caselli, 94 km e mezzo, 2 miliardi 258 milioni di opere che sono già cantierate e realizzate per oltre il 60%. Ci lavorano quasi 2.000 persone su questo cantiere. Tutto è pronto quindi per l'apertura e c'è grande attesa in tutto il Veneto per questo passaggio, anche perché la tempistica dell'annuncio assume l'aspetto di un segnale politico di enorme importanza per il governo giallo-verde. Noi siamo andati a dare un'occhiata all'infrastruttura, sulla quale per ora circolano solo i veicoli degli operatori per le ultime manutenzioni. Stiamo viaggiando sul tratto della Pedemontana Veneta che verrà inaugurato lunedì. Verrà il vice premier Matteo Salvini, con lui ci sarà il governatore del Veneto Luca Zaia e questa strada diventerà un punto di riferimento fondamentale per tutto il territorio. Resta comunque in ballo la ricaduta immediata sulla viabilità locale dell'apertura della Pedemontana. Manca ancora la complanare di Breganze e c'è il rischio che le ripercussioni per il traffico minore e per la quotidianità dei residenti siano importanti. L'appuntamento per il taglio del nastro è quindi fissato per lunedì a mezzogiorno di fronte al nuovo casello. Quello che vedete alle mie spalle è il casello di connessione fra la A31 Valdastico e la strada Pedemontana Veneta. Fra pochi giorni questo diventerà uno snodo fondamentale per tutto il territorio. E abbiamo chiesto un commento proprio alla rieletta sindaca di Breganze, Piera Campana.
Io posso solo augurarmi che questa apertura sia di buon auspicio per la risoluzione di tutto il tratto che riguarda il comune di Breganze, perché purtroppo l'apertura del tratto da Breganze a Tiene è un'apertura che non risolve i problemi viabilistici del paese. Abbiamo bisogno che venga sbloccato il progetto della Complanare, che ci siano risposte e che si possa andare avanti con i lavori, perché attualmente abbiamo i cantieri aperti ma non ci sono soluzioni comunicate ufficialmente. Così la rieletta sindaca di Breganze Piera Campana, commentando l'apertura del primo tratto della pedemontana. Breganze è uno dei comuni in forte sofferenza. Questo primo passo in realtà, conferma, non cambierà molto la viabilità del suo paese, per cui diventa necessaria e indispensabile, dice, la realizzazione di questa benedetta complanare, bloccata a Roma, tanto che, visti gli esiti delle ultime elezioni, è proprio alla politica di governo che si rivolge Campana. I problemi nascono appunto dal fatto che al governo abbiamo due compagini. Io mi auguro che, avendo adesso avuto un esito felice la Lega anche a Roma, possa far sentire la sua voce e sbloccare una volta per tutti questi lavori che davvero necessitano di essere portati a termine, soprattutto per il comune di Breganze, che ha i lavori all'interno del centro abitato, perché, come ho ripetuto molte volte, la pedemontana Breganze rompe in due il paese, le frazioni da una parte e il capoluogo dall'altra, quindi soffriamo in maniera particolare dei problemi di viabilità e non solo. Intanto non potevamo non far commentare l'esito delle ultime amministrative, con Campana che l'ha spuntata sul suo avversario di soli 5 voti. Sono stati momenti di suspense, un testa a testa sino all'ultimo momento. Abbiamo seguito con apprensione lo spoglio e alla fine è arrivato l'esito dalle urne. E parliamo dell'ondata di maltempo, perché Cittadella ha creato enormi problemi. La Mercedes, che emerge come un'isola in un lago, è la fotografia di quanto accaduto nel tardo pomeriggio di martedì a Cittadella, quando sulla città si è riversata una quantità d'acqua impressionante in brevissimo tempo. Alcuni dei fossati ad uso agricolo ai margini della città non hanno retto l'intensità del nubifragio e si sono riversati in strada, negli scantinati e nei coltivi di zone come via Kennedy, via Sant'Antonio, a Pozzetto e a Facca. Il sottopasso di via Sant'Antonio si è trasformato in una trappola, pur essendo larghissimo, si sono accumulati 2 metri d'acqua e un automobilista se l'è vista brutta, non valutando il rischio. Alla fine è stata salvata da un passante. Anche le vie attorno alla caserma dei carabinieri si sono trasformate in canali con l'intervento di mezzi per pompare acqua, come accaduto negli scantinati di Pozzetto. Un'ordinanza del comune di Cittadella ha imposto in mattinata la pulizia straordinaria delle caditoie e dei tombini per cercare di prevenire ulteriori danni, visto che l'esondazione del fossato ha riversato anche fango e detriti nelle sedi stradali. E vediamo ora i dati delle precipitazioni di questo mese, davvero anomalo. La pioggia ha triplicato le medie di maggio e i giorni piovosi sono stati il doppio del solito. Sentite. Piove, e su questo siamo tutti d'accordo. Anche i più distratti e chi non esce di casa da un mese si è accorto che maggio è stato un tantino inusuale dal punto di vista climatico. Ne sanno qualcosa gli agricoltori della pedemontana, che stanno facendo i salti mortali per salvare le produzioni di ciliegie e di altre colture ortofrutticole. Piove, dicevamo, ma quanto piove esattamente? Ecco i dati dell'ARPAV che confermano la sensazione di diluvio universale che abbiamo avuto un po' tutti nelle ultime settimane. Sul Bassanese sono caduti 271 mm di pioggia dall'inizio del mese. Tantini se messi a confronto con i 700 e spiccioli della media annuale. Tantissimi se confrontati con la media storica di maggio, che oscilla attorno agli 80 mm. In un mese le precipitazioni hanno quindi triplicato la consuetudine pedemontana. E non è tutto, perché di solito su Bassano e dintorni di questi tempi piove per 8 giorni su 31. Bene, il 2019 sarà ricordato per i 16 giorni di pioggia, senza contare quelli uggiosi, quelli con il cielo coperto e il freddo anomalo. Ora però tutto questo sembra dover andare in archivio, perché è in arrivo l'anticiclone, quello vero, con il caldo estivo e i rubinetti del cielo ben chiusi. E chi si lamenta oggi della pioggia si lamenterà domani del solleone. Ma si sa che al tempo e a un paio d'altre cose non si comanda. Ed ora assieme a voi condividiamo una bellissima notizia che riguarda il nostro piccolo Joe. È arrivata giusto ieri sera verso le 7 la notizia che l'intervento è stato programmato per l'11 di luglio e sarà di giovedì. Avremo l'8 luglio il preoperatorio, per cui noi per fine giugno partiamo. La notizia tanto attesa, insomma, è arrivata. È stata una cosa disarmante, bellissima, nello stesso tempo spaventosa per noi, perché ho un buco nello stomaco che... è una cosa, penso sia normale, perché alla fine aspetti la notizia e quando arriva ti prendono anche mille paure, mille ansie,
però non vedo l'ora perché io penso l'anno prossimo mio figlio salterà, farà di tutto e io guardo a quello. Palpabile l'emozione di Erika Molinarolo, la mamma coraggio che lo scorso febbraio attraverso le nostre telecamere lanciò un accorato appello per far sì che il suo piccolo Joe, affetto da emimelia tibiale, malformazione alla gambina destra, potesse essere sottoposto a una costosissima operazione in Florida che gli permetterà di correre e camminare con e come i suoi amici. Da quel giorno voi telespettatori avete risposto con una generosità inimmaginabile. Siete stati meravigliosi ed è con voi che vogliamo condividere questo momento speciale per Giovanni e per tutta la sua famiglia. E si parte! Che il dottore ha richiesto la nostra permanenza per 8 mesi, almeno 8 mesi, in quanto farei 2 interventi, più la fisioterapia e la riabilitazione per poterlo mandare a casa che cammina già indipendentemente. Erika è pronta a dare il suo aiuto adesso anche ad altri bambini che si trovano nella situazione di Joe. In contemporanea sto cercando di smuovere la regione toscana per aiutare la piccola Jo, che è una bambina che ha poco più di 2 anni e ha lo stesso problema di Giovanni, e fresco fresco è nato circa un mese fa il 5° bambino col problema di Giovanni, per cui vediamo di riuscire a smuovere queste montagne anche per loro. Nel mio piccolo voglio poter fare del bene anche a loro come ne ho ricevuto tantissimo io. Ora una notizia di sport, perché domani il Cittadella si gioca la Serie A per la prima volta nella sua storia. Comunque vada, sarà un traguardo da sogno. Notti magiche, inseguendo gol. È un grande sogno, una speranza di venire in Serie A. Tranquilli, tranquilli. Se abbiamo la nostra forza, venga migliore. Speriamo che questa volta sia la volta buona, che riusciamo a coronare questo sogno. Speriamo continuino a regalarci questo sogno della Serie A. Non ti fa dormire la notte finché non arriva domani sera. Giovedì sera il Cittadella si gioca la Serie A per la prima volta nella sua storia, comunque vada, un traguardo da sogno. Ce la può fare il Città secondo lei? Sicuramente il Cittadella in questa categoria ha dimostrato di giocarsela con tutte. Si respira aria di calcio, sano. Spero che facciano una bella partita perché ne hanno le qualità contro il Verona. Speriamo di andare in Serie A. Il ritorno poi sarà domenica a Verona. Il popolo granata si sta già organizzando. E andiamo avanti fino a venerdì a raccogliere. Se vinciamo domani, certamente venerdì si aggiungeranno altri tanti punti. Forza Città, sempre. Sempre. Ce l'avete voi il biglietto per domani? Anche, certo, sia in casa che a Verona. Stanno preparando la partita, sanno che è una partita difficile, le partite sono due, però è la prima in casa che dobbiamo far bene e cercare di arrivare bene alla finale lì al Bentegodi. Però i ragazzi li vedo sereni, vedo che lavorano bene, quindi ci trasmettiamo serenità a vicenda. Siamo a Cartigliano, dove questa mattina ETRA, come da tradizione, ha premiato oltre 400 alunni con i propri elaborati, su un totale di 1.462 partecipanti, di cui 31 istituti di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, con un totale di 51 elaborati. Il concorso porta il titolo La natura insegna, arrivato ormai alla 23ª edizione con quel suo braccio costituito da un'ottima squadra di specialisti dell'educazione ambientale, della multi-utility sempre più vicina al cittadino. Basti pensare che i progetti messi in campo da ETRA coinvolgono ben 30.263 studenti in 1.372 attività organizzate durante l'anno scolastico su 142 scuole dislocate in 56 comuni. Oggi i ragazzi ci restituiscono due messaggi importanti. La riduzione dei rifiuti è possibile, anzi è un dovere, e il rifiuto va riciclato correttamente. Questi sono due messaggi importanti, ETRA li ha fatti propri oramai da alcuni anni e i risultati ce li abbiamo. Oramai più del 70% del rifiuto viene riciclato, quindi viene trasformato in materia prima, e la riduzione del rifiuto è un altro obiettivo importante. La lotta alle plastiche, infatti, è l'obiettivo del 2019.
Tanti premi in denaro per le scuole meritevoli. I primi premi sono andati alla scuola d'infanzia Campretto, gruppo Grandi San Martino di Lupari, primaria Cornaro, prima B Cittadella, media General Giardino, gruppi prima B, terza C, terza D di Mussolente. Premio copertina alla seconda B della media Giovanni Paolo II di Pozzoleone. Presidio di protesta dei sindacati riuniti questa mattina davanti alla casa di riposo Sturm di Bassano. Nel mirino la tanto attesa riforma delle IPAB. La casa di riposo di Bassano, composta dalle residenze Villa Serena e Pazzaglia Sturm, è un'eccellenza e su questo sono tutti d'accordo. Ma i sindacati chiedono quale futuro possa arrivare per l'assistenza e la cura degli anziani senza la riforma regionale delle IPAB. Una riforma che, ricordano le sigle sindacali, è attesa da 18 anni. Il tema è al centro di un presidio che si è tenuto all'ingresso della residenza Sturm, dove i referenti di CGIL, CISL e UIL hanno distribuito materiale informativo sulla situazione delle IPAB. Perché continua la nostra protesta per chiedere una legge regionale di riforma dell'IPAB, senza la quale noi siamo costretti a misurarci con continui processi di esternalizzazioni che implicano minor tutela dei lavoratori e soprattutto una riduzione dei servizi ai cittadini. Le strutture bassanesi contano 4-5 posti letto e 327 dipendenti. I sindacati avvertono che senza la riforma del settore si rischia di perdere un patrimonio pubblico. Noi abbiamo iniziato la settimana scorsa a fare dei presidi presso l'IPAB perché riteniamo che queste siano locazioni importanti per quanto riguarda il futuro anche del territorio. La richiesta è chiara. La riforma va fatta entro la fine della legislatura regionale. Chiediamo alla Regione che faccia subito la riforma delle IPAB, ne abbiamo bisogno, si sta costringendo a privatizzare tutte le IPAB che sono invece patrimonio di tutta la cittadinanza. I cittadini devono sapere che siamo l'unica Regione in Italia che ancora non ha fatto la riforma e che se non avviene questa riforma, a causa appunto del fatto che la Regione da questo punto di vista non si muove, i costi delle IPAB sono più elevati e saremo costretti a privatizzare un bene pubblico. Con il prossimo servizio andiamo in Val Brenta. Val Brenta, terzo e ultimo appuntamento per la serie di impianti aperti organizzata dalla Multiutility Etra che sabato 1 giugno apre la centrale idrica di Oliero, uno dei più preziosi gioielli dell'ingegneria idraulica a livello nazionale. Costruita ai primi anni 70, serve tutte le utenze dei comuni dell'Altopiano e composta dalla presa, sita nel laghetto della Grotta, da un sistema di filtrazione, da due serbatoi di accumulo e dalla centrale vera e propria. I serbatoi sollevano l'acqua all'Altopiano dei 7 comuni attraverso un impianto di rilancio che copre un dislivello di 1100 metri, il salto più alto in questo genere di impianto in tutta Europa. Aroana con le nuove barriere stradali nei punti più pericolosi. Roana, al via i lavori di installazione di barriere lungo varie strade comunali. Grazie a un contributo statale di 50.000 euro, il comune sta mettendo in sicurezza tratti stradali che presentano curve pericolose o sono affiancati da scarpate con forte pendenza. Parliamo ora del concorso Tutti per l'acqua. Andiamo in Val Brenta. Val Brenta, Tutti per l'acqua è il titolo della giornata di educazione ambientale promossa da Viver Acqua in Val Brenta, fissata per domani all'insegna dell'educazione ambientale per 300 studenti delle elementari e medie del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. Il programma, la discesa in gommone lungo il fiume dalle grotte di Oliero e la premiazione del concorso che prevedeva la realizzazione di uno spot audio e video di un minuto sul tema Bevi l'acqua dal rubinetto. L'arrivo è previsto alla casa sul fiume, oltre alla premiazione vi sarà il pranzo nel suggestivo parco delle grotte di Oliero. Andiamo a Rosà per la riapertura degli uffici postali in piazza Mazzini. Rosà tornerà operativo domani, giovedì 30 maggio, l'ufficio postale di piazza Mazzini, che era stato chiuso per effettuare lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza. I cittadini potranno così tornare a usufruire di tutti i servizi economici e finanziari dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 13.35, il sabato fino alle 12.35. E continua il nostro viaggio tra i nuovi sindaci eletti nel Padovano. Oggi siamo andati a Piazzola sul Brenta, dove i cittadini hanno scelto un sindaco totalmente civico. A Limena, invece, il nuovo primo cittadino nel segno della continuità.
è a due passi dalla villa simbolo della città di Piazzola, la sede del municipio. Già al lavoro per prendere confidenza con la macchina amministrativa, il neo sindaco Walter Milani, avvocato, ha vinto con il voto di 4 cittadini su 10 una vittoria civica netta in un comune dove la Lega all'Europea ha fatto segnare oltre il 50%, a convincere i suoi concittadini un progetto 4.0. Sicuramente la natura civica della lista ha giocato, poi una squadra che sicuramente è venuta dal mondo del sociale, delle associazioni, dello sport, penso anche alle competenze elevate dei soggetti, dei componenti della squadra stessa, questo ha pesato molto, e poi anche probabilmente una idea un po' innovativa e di slancio molto lanciata verso il futuro per questo progetto Campus che ha fatto tanto parlare in campagna elettorale. Un campus diffuso dove pubblico e associazionismo possono collaborare, spiega Walter Milani, che promette un importante investimento anche nelle frazioni del comune. A pochi chilometri di distanza verso Padova, Limena, i cittadini invece hanno premiato Stefano Tonazzo nel segno della continuità. 10 anni da assessore, in ruoli chiave dell'amministrazione, Tonazzo ha conquistato il 56% degli elettori. È stato un risultato sulla continuità, perché 5 anni fa c'era stato circa lo stesso risultato, però assicuro fin d'ora che la mia porta è aperta per tutti, per chi mi ha votato, per chi non mi ha votato, io mi sento il sindaco di tutti i limenesi. Sto lavorando per fare la squadra, nel senso che il 10 giugno avremo il primo consiglio comunale di investitura e entro quella data, spero molto prima, avrò definito assieme ai colleghi la giunta. 2 consigli comunali in programma entro giugno, nel secondo sarà destinato l'avanzo di 700.000 euro con investimenti in località del medico e poi asfaltature di strade e marciapiedi. E siamo in chiusura di telegiornale, vi ricordo Focus questa sera in diretta alle 21.15. Ospiti saranno del nostro direttore Leopoldo Bottero, Paolo Del Mastro, Yuri De Luca, Roberto Marcato, Rosa Poloni e Enrico Scacco. Quindi non perdete l'appuntamento con il nostro direttore Luigi Bacelli. Ora vediamo insieme le previsioni del tempo di domani, sperando siano diverse. Buona serata a tutti voi, grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci. Castel Cerino della Lissinia nasce un formaggio di affinato naturale lavorato con panna. Provalo da Cherubin a 12,90 euro al chilo. Inoltre, salame felino Parma IGP a 9,90 euro al chilo. Le previsioni per domani. Tempo più stabile, con cielo a tratti parzialmente nuvoloso per nubi residue fino a parte del mattino e sviluppo di modesta attività cumuliforme durante le ore centrali, specie sui rilievi. Attenuazione della nuvolosità dalla serata. Precipitazioni generalmente assenti. Non si escludono del tutto locali precipitazioni, specie sui rilievi nel pomeriggio. Temperature minime in calo o stazionarie, massime in decisa ripresa. Da Cherubin, specialità equine senza conservanti chimici, a 19,90 euro. Speck Trentino, da 13,90 euro al chilo. E pane cotto a legna, da 3,90 euro al chilo. Cherubin, a Bassano, via Gobbi.